Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa bellissima serata. Vi presento il maestro Federico Calabretta che ci accompagnerà in questa serata con le canzoni che hanno reso grande Firenze, a Firenze appunto e nel mondo. Io mi chiamo Lorenzo Andreaggi, sono da diversi anni ormai che porto nella città di Firenze le canzoni appunto cantate da Odoardo Spadaro e da Narciso Parigi, quelle più famose e anche quelle meno conosciute. Prima di partire con i racconti che faremo sulla Firenze antica, su Firenze, perché Firenze? Perché Firenze? C'è una canzone, maestro, una canzone che descrive un po' la nostra città, che venne scritta da Spadaro nel 1940, tornando da Parigi, perché lui a Parigi, i parigini gli dissero, ma noi ci sta una canzone su Parigi, ma voi a Firenze ce l'avete una canzone su Firenze? Dice noi non ce l'abbiamo. E allora Spadaro tornò a Firenze nel 1940 e scrisse appunto questa canzone che si intitola ovviamente Firenze. Firenze, città di ingegni arditi, la vive in una culla di colli che son sempre, sempre fioriti. E chi c'ha la sua francese, chi c'ha la sua australiana, poi c'è chi c'ha l'inglese o chi l'americana. Io c'ho la mi biondona, la non sarà chicche, lei forse una cialtrona, però l'adoro senza reticenze, perché lei come me, lei di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che l'ha un piano, da un bosco che lo chiama Cascine. E chi va con la vettura, chi va con il cavallo, che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo. Io vo, come tu vedi, tra le cascine e ci vo sempre a piedi. L'aspetto e viene piena di movenze, come fanno le donnine di Firenze. Firenze, città di via dei polli, in mezzo al gran piazzale ci passano tanti furbi e tanti polli. E chi va per il panorama, chi va farà l'amore, ma c'è chi di lì passa e lì si schianta il cuore. Passan fra tante voci che dicono guado e vai in monte alle croci, cappello in mano e quattro riverenze,
Monte Rosso di Firenze. Grazie! E questa canzone Firenze non finisce qui, perché dopo tanti altri autori, Spadaro compreso, ci hanno aggiunto altre strofe maestre. Ce n'è altre due, facciamo? Ce n'è altre due, aggiunte successivamente. Sentiamo che cosa dicono. Firenze, città di tanto amore, a volte sei felice, però talvolta in me ti piangi il cuore. E mi dette le su grazie, la giù e punte alle grazie, la feci fiso offeso, in mezzo ai ponte sospeso. Ma io con aria gaia l'ho svinto panci, ma i ponte alla carraia gli dissi via non far tante sporquenze, ti porta in municipio di Firenze. Firenze, città dei bei bambini, e vengan forte e rossi dalle valiole dei posti vicini. E chi viene da Monsummano, chi viene dall'Antella, balie che fanno a gara per la prole più bella. Io lebbi di Monsummano una baliotta per un anno sano, ed oggi per le sue riconoscenze gli è andato il passaporto di Firenze. Grazie! Firenze appunto di Spadaro. Ma dicevamo, ma perché Firenze, 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 Firenze? Florentia, quando i romani arrivarono sulle sponde di quello che poi sarebbe diventato il fiume Arno, e poi gli dettero il nome Arnus, che significa aquila imponente, potente, perché l'Arno, visto dall'alto, fa questo verso qui, va avanti e poi ritorna indietro, come fanno le aquile quando volano, quando viaggiano. Arnus era anche un nome usato a suo tempo a Roma e anche uno dei simboli più potenti dell'impero romano, l'aquila. Quando Giulio Cesare arrivò sulle sponde di questo fiume melmoso, brutto, pieno di nebbia, c'erano già stati degli insediamenti villanoviani e etruschi. Beh, successe che questi ex legionari romani che cominciarono a costruire Florentia, beh, avevano dei nomi. E questi nomi sono i nomi delle frazioni che a volte troviamo a Firenze. Per esempio c'era il signor Settimius, che gli dettero la frazione di Firenze, che oggi si chiama, come si chiama maestro? Settignano. Settignano. Settignano, quindi il legionario romano Settimius, Settignano, Covercianus, Coverciano, Sollicianus, Sollicciano, Roscius, la villa di Rusciano a Firenze Sud, a Gavinana. Quindi questi nomi ricordano gli ex legionari romani, fra virgolette, in pensione, a cui Giulio Cesare aveva dato gli appezzamenti agricoli per lavorare la terra, dopo che avevano, diciamo, lavorato e fatto le battaglie per tutta la loro vita. Ecco, il marzocco, uno di questi simboli, uno dei più importanti simboli della città di Firenze, deriva da due nomi. Perché inizialmente il patrono di Firenze, diciamo così, non era, era di Dio Marte, non era San Giovanni, era il Dio Marte. E sul primissimo ponte vecchio c'era una statua del Dio Marte a cavallo, e ai piedi del Dio Marte c'era un leoncino, portato ovviamente dagli ex legionari romani della legione africana, perché il leone a Firenze dove sta? No, hanno portato dall'Africa. Che la mavise leone a Firenze? Non c'era. Quindi portano questo simbolo e lo mettono ai piedi della statua sul primissimo ponte vecchio del Dio Marte. Una delle prime alluvioni che inonda la città di Florentia fa portare via questa statua, si inabissa nell'Arno e rimane solamente il leone. Quindi da ora in poi, da quel giorno, i fiorentini cominciarono a chiamare quel leone, visto, è rimasto lo zoccolo di Marte, perché ormai la statua non c'era più. Quindi da lì lo zoccolo di Marte, il marzocco. Questo è il nome, perché era il leoncino che era ai piedi appunto del dio Marte, che è diventato il simbolo che accompagna la città di Firenze ormai da tanti secoli. Andiamo avanti con le fotografie, con le nostre foto. Ecco, va bene,
la città di Firenze, abbiamo cantato diciamo un po' l'inno della città che è Firenze di Spadaro del 40. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'assedio di Firenze del 1529-1530, disegnato da Giorgio Vasari e pitturato da Stradano, Giovanni Stradano. Ecco, se voi sapete un po' la storia di Firenze, nel 1529 ci fu l'assedio da parte delle truppe imperiali di Carlo V che assediarono la città. Ovviamente il contado non venne toccato, il centro, scusate, non venne toccato. Venne toccato principalmente il contado fiorentino, dove tante ville vennero distrutte. Tante ville purtroppo andarono perse nel 1529-1530 durante l'assedio di Firenze. E qui possiamo vedere gli assedianti che assediano appunto il contado dei dintorni di Firenze, mentre la città non la toccarono per niente, quella rimase salva. Ora, lo so che siete a mangiare, c'è un particolare che io vi vorrei far vedere, però ve lo devo far vedere in tutti i modi, anche se siete a mangiare, non c'è nulla di male, ma aspetta a mandare avanti, c'è un assediante delle truppe imperiali di Carlo V, tanto per farvi capire come Giovanni Stradano e Giorgio Vasari avevano dipinto in maniera eccelsa, proprio anche nei minimi particolari, o c'è una delle truppe imperiali che sta andando a fare un bisogno, guardate, vi faccio lo zoom, guarda che meraviglia, che meraviglia. È lì dietro il Ponce, guarda, faccia anche la Geggino, esce, meraviglioso, fantastico, lì. Fa così. E vabbè, anche loro ovviamente durante le pause devono andare a fare i propri bisogni. Andiamo avanti, maestro. Ecco, bene. Maestro, lei deve avere la scaletta davanti a sé, c'è la scaletta? Ah, bene. Quindi, prima di raccontarvi questa storia che parla di povera gente, c'è una canzone che si chiama Il valzer della povera gente, sempre di Spadaro, degli anni, se non sbaglio, fine anni 30, e questa è la nostra versione del valzer della povera gente. Tenga sempre sott'occhio la scaletta, maestro, che è importantissima. Dopo lo facciamo. Il valzer della povera gente, prego, maestro. Sera di primavera vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare, ma vicinai ai vedemmi mi fanno venite venite avanti, sapete qua noi non si sa ricevere come in città. E il valzer della povera gente, di un semplice valzer l'è fatto di niente, con due chitarre e un organino si ballan sino al mattino, non è lisci il nostro impiantito, si rischia a ballare sta lì stecchito, senti dire bellona biondona, le un valzer è fatto alla buona. Eccoti che da una strada si vide avanzarsi una figurina, certo veniva per curiosare e l'era la padroncina. Fermi, si disse, e la bella creatura rispose su, continuate, io vengo qua che ci sarà chi un poco danzar mi farà. E il valzer della povera gente, di un semplice valzer l'è fatto di niente, con due chitarre ed un mandolino si ballan sino al mattino. Attenta che lì c'è una buca, l'è qui che s'attacca ogni giorno la ciuca, e gli un valzer da passi fra i sassi, lì è qui che si cerca a spassarsi. Quando al mattin splende il sole dorato, si vede che la massaia la tende panni per il bucato, di certo è molto più gaia. Oh buona donna, poi che l'è quella striscia, discesa lì sotto il sole, quella ti fa andiamo, andate là a
allora una vecchia dirà. E mi rallentiamo. Nei valzer della povera gente, anch'io lo ballai ma non ho più alla mente. Io lo ballavo da giovinetta, quando ero un poco civetta. Adesso lo ballan quell'altre, le ci hascan tutte, anche quelle più scaltre. E gli un balzo è saltato e strisciato, si vogliono le fasce e curato. Grazie! Grazie, appunto si parlava di povera gente. E quindi questo è un racconto ormai storico di Firenze, si chiama Il sogno premonitore. C'era un signore, un ragazzo via di nome Anselmo, che faceva tutte le notti un sogno ricorrente. Sognava di venire sbranato dai leoni, perché in quei tempi la signoria teneva una gabbia dietro Palazzo dei Priori, piazza della signoria, teneva una grande gabbia con due leoni, un maschio e una femmina. E se la femmina andava di corpo la mattina, vuol dire che la giornata era propizia. Quindi questo sognava tutte le notti di essere sbranato da questi due leoni che tutte le mattine quando passava davanti al Palazzo dei Priori vedeva. Quindi alla fine non ce la faceva più, decise di andare da un cerusino, un dottore dell'epoca, e questo gli disse: Anselmo, guardi, bisogna fare questa cosa. È un coso inconscio, diciamo, è un Freud di noi altri, va bene, suo tizio? È una cosa inconscia. Noi bisogna andare davanti al leone di pietra in piazza. Lei ci mette la mano dentro e esorcizza tutte le sue paure, così, va bene? Ah, non capì bene l'idea Anselmo, perché era un po' ottuso di mente, però disse: va bene, proviamo. Quindi la mattina dopo andò in piazza davanti al leone di pietra e tutti i fiorentini cittadini a dire: forza Anselmo, vai, ce la farai, vedrai, riuscirai a risolvere questo tuo problema, non sognerai più di venire sbranato dai leoni. Allora, mentre la folla era lì pronta a dargli manforte, a dargli mano, lui mise la mano dentro il leone, ma per l'appunto dentro a quel leone c'era uno scorpione, gli punse un dito e morì di crepacuore all'istante. Una sfiga incredibile, una sfiga totale. Madonna ragazzi, povero Anselmo, è veramente povera gente, si può dire, come la canzone che abbiamo cantato prima, una sfiga incredibile. Andiamo avanti? Ecco, abbiamo una canzone sempre scritta da Spadaro, adesso facciamo quelle un po' più conosciute, poi andremo su quelle più inedite di Narciso Parigi. C'è una canzone che si chiama Canzone di Campagna, che è una canzone veramente d'altri tempi, perché fa capire che cosa facevano le lavandaie, i contadini, le contadine, nei casolari antichi, verso i ruscelli, verso i torrenti. Canzone di Campagna, sentiamola dalle parole di Edoardo Spadaro. Passando per la strada in cima al monte, là vicino alla chiesetta, dalla fonte, sentivo le paesane canticchiare una canzone che è birbone, e con facezze e con voce bonaria, mi ricordo bene dell'aria, cantan con viso in giù ed resto in aria. Lì alla fonte la fanciulla rialzava la fronte per portare nell'acqua il secchio, ma nell'acqua si fa specchio e nel guardarsi con un certo impaccio, chissà se al mio ritorno ancora piaccio. Dall'altra parte poi di là dal monte, sotto al vecchio campanil c'è un'altra fonte, accoglie il posticino le donnucce, le più gaie lavandaie, che con facezze e con voce bonaria, e mi ricordo bene dell'aria, canta con viso in giù e il resto in aria. Lì al ruscello la fanciulla portava il cestello per riempire nell'acqua il secchio, ma nell'acqua si fa specchio, e se il visino è bello e se ne accorge, andrà come se va l'acqua che sorge. Dall'altra parte zonza al casolare, chi c'ha il bimbo da cullare, tutti andano a fare.
là nella stalla gli uomini e in cucina coi nipoti la nonnina che cerca ricordar la canzoncina, la strofetta sua montanina del tempo quando usciva la mattina. Temporale, porti pioggia ma non fai male, ti riempi dell'acqua il secchio che alle giovani fa specchio. Ricordo mi specchiavo anche a 20 anni, con l'acqua invece adesso lavo i panni. Dall'altra parte poi, di là dal monte, sotto al vecchio campanile, c'è un'altra fonte. Grazie! Andiamo avanti, maestro! Maestro si è alzato! Maestro, andiamo avanti alle fotografie, come si fa? Ecco, dopo canzone di campagna, ecco, chi riconosce questa ovviamente? Dove siamo qui, signori? Siamo alla loggia del Porcellino, dove c'è, facciamo vedere, sempre, ecco, dove c'è il maiale che tutti li vanno lì con le mani a strofinare la nappa dalla mattina alla sera. Infatti com'è diventata chiara questo nasone del Porcellino porta fortuna, così dice. Ma c'è una cosa molto, secondo me, molto più significativa del maialino lì, alla loggia del Porcellino. Che cosa c'è, chi lo sa? C'è il coso, esatto, c'è l'acculata del Porcellino, l'acculata del Porcellino che rappresenta una ruota del vecchio carroccio, va bene? E veniva usato dai medici questa cosa, dai medici no, dai dottori, dai medici a famiglia, e per chi? Per gli evasori delle tasse, per quelli che rubavano, per i ladri, per i malfattori, li ignudavano, li prendevano per i fianchi nudi e li facevano battere il culo su quella pietra. Io ho fatto una mozione per rimetterla, perché secondo me sono tanti culi oggi giorno da poter far ribattere su quella pietra, che purtroppo si sta rovinando, va persa, perché non è delineata, non è delimitata questa culata del Porcellino. E c'era una vergogna totale, perché la gente che batteva il culo su quella lastra di marmo si vergognava, perché tutta la gente sapeva che colui aveva battuto il culo sulla pietra, e quindi non ci andavano più nei negozi da lui a bottega a comprare la roba, perché quello è uno sculato. Da lì nasce la parola, lo sculato, colui che ha battuto il culo sull'acculata del Porcellino. Quindi a Firenze c'erano tanti sculati, ci saranno forse anche oggi, non lo so, chissà, forse così, no, non so. Andiamo avanti, maestro. Con l'acculata del Porcellino cosa abbiamo? Lei deve avere la scaletta a portata di mano. Giustamente, qui abbiamo Charlie Chaplin nel Monello, direte voi, ma cosa c'entra? Non c'entra niente. C'entra con la canzone che andremo a fare, che si chiama L'organetto del vagabondo, perché ovviamente tutti quelli, gli sculati che battevano il culo sulla pietra, diventavano vagabondi, perché andavano a giro per altre città a trovare fortuna, perché a Firenze non li voleva più nessuno. L'organetto del vagabondo. Facciate bambine, perché innamorato non è. È un menestrello un po' strano, suona soltanto per sé. L'organetto del vagabondo, girando il mondo, paesi e città, lui lo senti cantare giocondo, ma in fondo che male ti fa. Lui non sogna la fata bruna, non sospira l'amor che non ha, perché vive di chiari di luna, non va in cerca della fortuna. Come me se ne infischia del mondo, l'organetto del vagabondo. Thank you.
questa notte sorridi di più, vai su un balcone lassù. Forse tu speri ma in vano, il vagabondo sei tu, è l'organetto del vagabondo, girando il mondo, paese e città. Lui lo senti suonar giocondo, ma in fondo che male ti fa? Lui non sogna la fata bruna, non sospira l'amore che non ha, perché vive di chiari di luna, non va in cerca della fortuna, come me se ne infischia del mondo, l'organetto del vagabondo. Grazie! Dieci minuti di pausa, ora appena ritorna in mangiare e si continua ancora, va bene? A dieci minuti, a fra poco, a dopo, a fra poco. Dopo che loro hanno mangiato il primo si riattacca. Sì. Mangiano il primo e dopo si riattacca. Che cosa? Ma si è storto tutto, Sergio.